Abbiamo in linea con noi mister Figliomeni del San Luca. Ben trovato, mister. Buonasera, buonasera a tutti. E mister Viola della Reggio Mediterranea. Ben trovato, mister. Buonasera anche a lei. Allora, un abbraccio a mister Figliomeni. Ricambio affettuosamente. Allora, come di consueto iniziamo il giro delle domande facendo gli onori di casa, quindi iniziamo da mister Figliomeni. Allora, partiamo una doppia domanda, partiamo da quello che è successo la scorsa domenica con questo pareggio, magari sulla carta, anche se sappiamo che è un derby un po' inaspettato, questo 1-1 con la Bovalinese, un 1-1 double fast, perché praticamente come classifica non ci sarebbe dovuta essere partita, come derby, sappiamo che i derby sono tutti da tripla, quindi... Cosa è successo quella domenica e potrà portare qualche strascico in questo anticipo di sabato, mister? Intanto bisogna sottolineare una cosa fondamentale, che la Bovalinese è venuta a giocare a San Luca e se è uscita dal campo con un risultato positivo vuol dire che ha meritato. Noi abbiamo giocato una partita assolutamente sottotono, anzi per la verità non siamo scesi nemmeno in campo dal mio punto di vista, e onore e merito a mister Panarello e alla Bovalinese che hanno lottato su ogni palla e hanno cercato in tutte le maniere un risultato positivo e ci sono riuscite. Da parte nostra abbiamo giocato la peggiore partita di tutto il campionato perché probabilmente abbiamo sottovalutato l'impegno e abbiamo pareggiato una gara, abbiamo buttato alle ortiche due punti importanti e fondamentali per il campionato. Tutto qua. Mister Viola, invece umore e stato d'animo completamente diverso per la sua squadra, venite da una intanto una brillante vittoria esterna, perché vincere fuori casa è sempre una cosa importante, ma soprattutto avete vinto in casa di una diretta concorrente, adesso l'avete superate in classifica addirittura con una partita in meno, perché il Sersale non ha avuto il rinvio della 12ª giornata, quindi forse miglior preambolo di questo non poteva esserci per il big match di sabato. Sì, sicuramente una gara che ci ha dato quella conoscenza dei nostri mezzi, perché abbiamo fatto una gara importante sotto ogni profilo. La cosa che mi ha impressionato in positivo della mia squadra è che abbiamo sofferto, abbiamo voluto vincere la partita e l'abbiamo portata a compimento. Questo è stato quello che fino ad oggi magari era una nostra lacuna per certi versi. Poi quando fai queste vittorie contro una squadra che in casa aveva fatto benissimo, era l'attacco più forte del torneo, e allora evidentemente ne esce rinfrancato. Sì, infatti il Sersale ha 36 e tuttora il miglior attacco del campionato con 36 gol realizzati, è anche vero che ne ha subiti 22, quindi non è che, anzi questo la fa collocare quasi in zona, come reti subite, quasi in zona play-out. Mister Figliomeni, allora una settimana di mercato, una settimana dove si sono registrati ingressi importanti nella sua squadra, però anche una perdita importante da un punto di vista dirigenziale per motivi personali, quello del DS Criaco. Complicherà un po' il mercato oppure la società già e lei avete già provveduto a lavorare a tal proposito? Guardi, noi abbiamo perso un elemento molto importante che ha fatto sì ad oggi ha costruito questa bellissima creatura insieme alla società. Criaco, lo conoscono tutti, è stato ed è un dirigente sportivo, un direttore sportivo alla sua prima esperienza, che ha fatto veramente molto bene e lascia una squadra
al momento al primo posto in classifica e in finale di Coppa Italia. Noi dobbiamo semplicemente ringraziare questo signore, perché veramente ha dato tanto al San Luca Calcio dallo scorso anno a quest'anno. È una perdita molto molto importante, e purtroppo, come succede nel calcio, se ci sono delle difficoltà che non sono superabili, soprattutto a livello familiare, bisogna prenderne atto e bisogna continuare. Certamente non, è una persona che ha lasciato il segno in quel di San Luca. Noi cercheremo di portare avanti quello che ha costruito lui insieme alla società e cercheremo di fare del nostro meglio. È una grossissima perdita, però ne prendiamo atto e dobbiamo ricominciare. Per quanto riguarda il mercato, c'è la società che si sta occupando, sono partiti al momento 5 calciatori e sono arrivati 2 e ne dovranno arrivare altri per compensare la partenza di alcuni elementi, perché è andato via Romeo. Sì, Romeo per motivi di lavoro, sappiamo. Sì. Certo, è andato via Crucitti, un Morabito, un fuoriquota è andato via, non so se ci sarà qualche altra defezione. Al momento sono arrivati a San Luca Siano, centrocampista, e Catania, attaccanti. Certamente giocatori di spessore attenti per la categoria. Certo. Certamente, siamo molto attenti sul mercato, però in questo momento dobbiamo pensare solamente alla partita di sabato contro un grandissimo avversario allenato dall'allenatore che ha vinto di più in Calabria, bisogna sottolineare, io ritengo, oltre ad essere un amico, tra gli allenatori più importanti che la Calabria ha forgiato, che avrebbe meritato sicuramente di allenare in categoria superiore. Parlano per lui tutti i campionati che ha vinto. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima che è stata costruita per vincere il campionato, ma noi vogliamo cercare di fare del nostro meglio e sappiamo che affrontiamo un avversario meritevole della classifica che occupa, che ha fatto un risultato importantissimo a Sersale, però andiamo a giocarci la partita come di solito facciamo e poi vediamo quello che ne verrà fuori. Mister Viola, il mercato della Reggio Med è abbastanza, sembra abbastanza equilibrato al momento, delle uscite misurate, delle entrate altrettanto misurate, non dovrebbero esserci grossi sconvolgimenti, mi sembra. Guarda, intanto mi permetta di ringraziare Tonino e dico Tonino per l'affetto e la stima che mi lega a mister Figliomeni. Ha finanche abbondato nei complimenti che mi ha fatto e sa che la stima è veramente reciproca, ma soprattutto a livello personale, che poi è quello che rimane. Ci siamo andati in battaglia in ogni dove, ma questo è stato sempre sinonimo di correttezza, di stima, e tutti sanno che è uno di quei personaggi che io a cui io tesso le lodi, perché evidentemente lo merita. Per quanto riguarda il nostro mercato, sì, noi abbiamo fatto qualche uscita per problemi personali, vedi D'Angelo, che si è voluto avvicinare a casa e non si poteva fare altrimenti, però in entrata è arrivato quel Cucinotti che tutti conosciamo. Sì. E abbiamo la capacità, la forza, la determinazione di questo ragazzo, e si è fatto sentire, anzi direi come se si è fatto sentire domenica in quel disversato. Ci manca qualcosina che evidentemente dobbiamo portare a Reggio, anche in ordine, dico, perché siamo una rosa isicata, e quindi in entrata ci sarà qualche altra cosa.
Mister Figliomeni, per concludere, sarà una settimana quella che si apre sabato importantissima per la sua squadra, perché intanto questa sfida diretta per il vertice della classifica, anche se siamo al giro di boa con una partita in meno, quindi un eventuale risultato negativo a Reggio permetterebbe alla Reggio Mediterranea di scavalcare San Luca, ma poi soprattutto l'appuntamento, penso a cui ci teniate tutti e tutta la vostra tifoseria, il 21 dicembre per la Coppa Italia, quindi sarà una settimana da vivere ad altissima tensione. Ma noi vivremo la settimana come abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo passato dei mesi veramente particolari, con delle decisioni importanti, e giocando per 3 mesi senza centrocampo, adattando giocatori in mezzo al campo, da attaccanti esterni a centrocampisti centrali. Però la forza del gruppo e la coesione e la compattezza e le motivazioni che noi abbiamo, e la forza che ci circonda, che praticamente la nostra società e il nostro pubblico, ha fatto sì che abbiamo sopperito a tante situazioni particolari. Noi sappiamo che ci sono delle partite adesso da affrontare importantissime, cercheremo, come abbiamo sempre fatto, nel nostro meglio. Sappiamo che mancano ancora 17 partite alla fine del campionato, e certamente non si deciderà sabato il campionato, ma ce ne saranno altre 16 partite, quindi dal mio punto di vista è un campionato che chi lo vincerà con un margine molto ridotto, e sarà un campionato aperto a tutti quanti. Mi riferisco soprattutto a quelle squadre che sono nell'alta classifica. Poi sappiamo tutti che dopo questa finestra di mercato inizierà un secondo campionato. Chiaramente chi avrà la possibilità di rafforzarci bene chiaramente avrà qualcosina in più, e certamente altre squadre ne verranno meno, e poi assisteremo a un campionato diverso, che noi sappiamo che è così nel girone di ritorno. Poi adesso dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questa gara di sabato, come abbiamo sempre fatto dall'inizio del campionato. Accetteremo serenamente qual è l'esito finale della partita, noi sicuramente andremo a fare come al solito la nostra gara, senza tatticismi particolari. Poi che vinca il migliore, il calcio è bello proprio per questo, è una partita, però credo che il campionato non finisca domenica, ma finirà verso la fine, e poi chi sarà più fortunato e chi avrà maggiore verve sarà meglio a livello psicofisico, e vincerà il campionato. Per quanto riguarda la finale, penso che a noi arriviamo in finale perché ce lo siamo meritati. Con tutte le difficoltà siamo riusciti a battere squadre importanti come il Vocale, come la Reggio Med e come il Locri, e per non parlare poi del Brancaleone, che è una signora squadra allenata da un ottimo tecnico, che lo sottolineo, Criaco, e l'Africo. Noi siamo arrivati alla finale meritando, credo, questa situazione. Certamente la prossima settimana prepareremo al meglio questa finale, sapendo che anche in finale troveremo una grossissima squadra che sta facendo delle cose veramente importanti, come noi è una matricola, perché bisogna ricordare che sia San Luca che San Faccia per la prima volta in questo campionato è una matricola, come la Morrone, e quindi che è magari rispetto al San Luca ha una storia diversa. Però è una squadra ottimamente allenata da Stranges, è una società molto seria, è una squadra veramente forte, che gioca veramente un bel calcio. Sarà una gran bella partita, tutta da gustare. Poi in una partita secca può succedere la qualunque. Noi ci auguriamo di portare a casa la Coppa, perché sarebbe per noi una cosa straordinaria, e soprattutto per la gente di San Luca.
Mister Viola, in linea di massima la stessa domanda anche a lei. Voi ovviamente non avete l'impegno di Coppa Italia, quindi per voi il campionato è diventato l'unico obiettivo, l'unica competizione a cui partecipate. Anche se mi sento di concordare, e penso anche lei, con Mister Figliomeni, il campionato ancora è lunghissimo e la partita di sabato ha un suo valore, però non potrà essere assolutamente decisiva. Però penso che un risultato positivo della sua squadra, quindi una vittoria nei confronti del San Luca e il sorpasso in classifica, se da un punto di vista numerico dice poco, perché c'è tutto un girone di ritorno e una partita da recuperare, però da un punto di vista morale, psicologico, di carica, di convinzione nei propri mezzi, anche perché il San Luca insieme alla Vigor al momento sono le uniche due squadre imbattute del campionato, possono essere importanti, no mister? Sì, guardi, io prima parlavo bene di mister Figliomeni, ma se avessi ascoltato prima il fatto che lui mi ha battuto già due volte avrei detto altro. Ovviamente scherzo. Volevo dire, non per ordine di importanza, che oltre ad abbracciare Tonino sabato celebrare la canzone, un rapporto importante anche con il presidente Giampaolo e con l'intera dirigenza del San Luca, professionisti serie e determinati a fare bene, perché questa sarà una gara tra virgolette, una disputa tra due società che comunque sanno il forzo loro, due società sane, due società che vogliono, hanno delle ambizioni, perché sono costruite con dei professionisti seri. Per quanto riguarda il concetto che lei ha espresso, lo faccio mio, nel senso che se evidentemente la gara si chiuderà con una nostra eventuale vittoria, e allora lì voglio dire si andrà a pensare in un altro modo, anche se io ritengo che la gara non sia determinante indipendentemente da qualsiasi risultato, perché questo campionato è nato sotto la stella dell'equilibrio e secondo me finirà così, perché come si è letto già dalla scorsa gara, in questa coda dove calcio vorrebbe dire che c'è il risultato scontato, ma sappiamo che non è una scienza esatta, quindi ne viene fuori un pareggio che, a dire, e questo come al solito fa onore a Zonino, merito della Bovalinese, perché effettivamente a guardare la classifica di quest'ultima non si riesce a capire come mai abbia questi punti così rischiati, perché giocato anche contro la Regione Generale, si è dato filo da torcere. Noi è evidente che vogliamo dire la nostra, che ci metteremo tutto quello che è nei nostri mezzi, nelle nostre possibilità per fare la gara a nostro favore, anche perché siamo già stati battuti due volte dal San Luca. Vorrei sfatare quel famoso motto che dice non c'è due senza tre. Va benissimo, grazie veramente a tutte e due mister, persone molto cortesi, disponibili, pacate, e così che ci piace raccontare il calcio dilettantistico con tranquillità e serenità, veramente con distensione. Grazie a mister Figliomeni del San Luca. Grazie a voi e un abbraccio a Franco, ci vediamo sabato. E grazie a mister Franco Viola della Regio Mediterranea. Grazie a voi tutti, un abbraccio a Tonino.